L'Asia per me è casa, è ricca di cultura, tradizione, storia e usanze. L'Oriente è magia. Ed io sono così grata di essere una cittadina del mondo che quando parto alla scoperta di un nuovo viaggio lascio sempre pregiudizi e preconcetti a casa. L'unica chiave che mi serve è quella dell'apertura mentale, che mi permette di vivere senza limiti. Mi serve per aprire le porte dell'universo. Oggi è l'ultimo giorno in questo meraviglioso paradiso. Vi lascio con le immagini delle stupende Phi Island. E nel frattempo ricordo a me stessa i 5 principi del Reiki, sulla quale cerco ogni giorno di basare la mia vita. Con educazione dicono questo: solo per oggi non arrabbiarti, non preoccuparti, onora i genitori, i maestri e gli anziani, guadagna da vivere onestamente, sii gentile, mostra rispetto e gratitudine verso tutti gli esseri viventi. Ho passato la maggior parte del tempo della mia vita a cercare di piacere agli altri e continuo ancora tutt'oggi a lottare contro giudizio e pregiudizio perché l'ho vissuto in prima persona. Ma sono arrivata a un punto di consapevolezza. Non si può piacere a tutti. Non mi interessa più come prima, cosa dice o cosa pensa la gente di me. Solo io conosco la mia storia, cosa ho passato e sopportato per essere la persona e l'anima che sono diventata e diventerò. Siamo nati per essere autentici e non per supplicare o pregare nessuno, perché siamo tutti diversamente unici. I miei figli mi hanno regalato una seconda vita, prestato un nuovo mondo. Io glielo voglio restituire migliore di prima e di come l'ho vissuto io. Con un piede nel passato, uno nel presente, ma con la testa sempre rivolta nel futuro. Perché è impossibile voler cambiare il mondo stando alla guida guardando solo dallo specchietto retrovisore. Non abbiamo bisogno di programmare e controllare tutto per forza. A volte bisogna saper lasciare andare. Un filo molto sottile divide ambizione e presunzione, egocentrismo ed egoismo. A un passo breve dall'egoico. Ho visto molti personaggi mangiarsi le persone e tutti dimenticano, ma io ricordo, siamo i migliorabili, non i migliori. Esistono persone che per sembrare più forti o per aumentare la loro fama si mettono contro chi sta facendo del bene. Vanno contro a chi cerca di migliorare con impegno e fatica, provando a oscurare la loro luce in tutti i modi. Perché andare contro chi è sulla cresta dell'onda? Per tirare acqua al proprio mulino? Dimenticandosi di coltivare il proprio orto, gettando veleno su quello degli altri, invece di incanalare energie positive da queste? È incredibile, io non lo capisco. Bisognerebbe insegnare in modo educato e gentile, ma soprattutto con immensa dolcezza. Siamo tutti migliorabili e non i migliori. Rispetto e responsabilità. Prendetevi cura delle vostre fragilità e non riversate le frustrazioni verso gli altri. Le critiche educate, gentili e delicate sono quelle costruttive. Le critiche arroganti, piene di superbia e superficialità, sono quelle distruttive. Esclusivi si nasce e inclusivi ci si diventa. Escludere è diverso da includere. Si dice che se non puoi combatterli, unisciti a loro. E io mi sono stancata di unirmi a chi non vibra sulle mie stesse frequenze positive, dolci e delicate. Mi stavo perdendo e ho deciso di combatterli. Fuori la rabbia e dentro tutto l'amore. Le chiamano donne arcobaleno, quelle passionali e istintive, che amano le emozioni forti, che cambiano umore improvvisamente, passando con rapidità dal sereno al nuvoloso e improvvisi temporali. Non sono donne abituate a cuoricini e a parole dolci. Ti entrano dentro e ti incendiano il cuore. A volte ti graffiano l'anima e quando sono arrabbiate volano fulmini, tuoni e grandinate. Ma appena termina il maltempo, dimenticano tutto. Diventano improvvisamente arcobaleno e ci mostrano i colori e i profumi dell'anima. Perché sono donne sincere, generose, che danno sempre tutto, se stesse, in ciò che fanno. Amano poche persone, ma quando lo fanno ci mettono l'anima. Perché sanno amare solo in modo viscerale e travolgente, le donne arcobaleno. Desiderare sempre di più può diventare un'ossessione. Accumulare in modo compulsivo qualcosa che non hai mai avuto è il desiderio irrefrenabile di raggiungere obiettivi e traguardi più importanti, ma bisogna stare attenti, ci si può perdere nel buio e cambiare completamente la nostra anima. Essere inghiottiti dall'ego può essere fatale, un punto di non ritorno se non ci si ferma un secondo e si prende tempo e respiro al qui ed ora. E come dicevo prima, conosco molti personaggi che si sono mangiati la persona. Conosco molte persone che odiano, criticano, invidiano, senza sapere che tutto ciò che emanano è solo il riflesso di ciò che loro stessi sono o che avrebbero voluto o non possono essere.
sono fragilità che diventano menzogne per sentirsi più al sicuro. O al riparo dalla debolezza ci sentiamo tutti più forti. Allontanandola non accettiamo il distacco, ma diamo vita all'accumulo eccessivo inutile di emozioni, di contrasti alla quale non si vuole rinunciare. E tutto diventa lecito, tutto diventa tremendamente povero. E allora mi domando, cosa la gente è disposta a fare o a rinunciare per raggiungere un po' di quel potere o a far parte di qualcosa che ci faccia sentire unici e speciali? I soldi, la ricchezza, ormai non bastano più. Oggi con i soldi puoi comprarti quello che vuoi, anche i sentimenti e i valori possono essere corrotti dal dio denaro. Sapete quale oggi il potere più grande è ambito? È la fama, diventare famosi. Ne basta un assaggio per mandare fuori di testa chiunque e ne vuoi di più, sempre di più. Ci si abitua facilmente e ti fa sconnettere dalla nostra madre terra e sei disposto a tutto pur di tenerla a te, rinunciando alla gratitudine e all'umiltà di essere qui ed ora. Si perde completamente la percezione del tempo, qui quel tempo gratuito che ti viene messo a disposizione e che chiunque di noi spreca fin troppo, perdendo sempre di più tempo ed energia, accumulando sentimenti negativi che ci fanno stare male, dalla quale siamo completamente assuefatti. Non siamo in grado di fare quel salto nel vuoto verso il nuovo, come se fossimo attaccati a delle catene del dispiacere. Non riusciamo a liberarci, anche se diventano sempre più pesanti, rischiando di essere risucchiati nel nulla e nel buio più totale. Io sono consapevole che la distruzione non sono la rovina. A volte è l'unica via d'uscita che l'universo ti concede, ma tu hai paura di affrontare. A volte lascia che tutto vada in frantumi, non chiuderti nella prigione rimanendo attaccato a ogni cosa o persona. La distruzione fa parte del processo della trasformazione per ritrovare noi stessi. Troppe volte nascondiamo le nostre fragilità per paura che qualcuno possa farci a pezzi. E va bene così, lascerò che ogni pezzo di me possa essere utile a qualcuno che non debba mai più avere paura di essere fragile e imperfetto. Possiamo avere milioni di maschere, ma arriva sempre quel momento in cui dobbiamo fare i conti con noi stessi. Possiamo recitare di essere chi vogliamo in questa vita, ma alla fine chi davvero subisce il cambiamento non è ciò o chi ci circonda come vorremmo, ma noi stessi. Quindi oggi voglio ringraziare te che sei autentico, che resisti ed esisti. Mi piace essere una persona di buon cuore, una persona che non cede mai all'odio e non voglio mai smarrire il sentiero del buono. Cerco sempre di non cedere all'odio, anche se conosco molto bene le piccole tentazioni e i peccati della vita. Amo molto provocare e sono molto introspettiva e analizzo moltissimo. Questo si era capito. Credo di avere due cuori che battono e non sempre vanno d'accordo. Un mio punto di forza è quello di non attaccarmi mai alla felicità, perché è breve e può creare disagio, depressione e al suo scadere. Credo invece nell'evoluzione infinita. Non so quali piani ha in serbo questo universo per me, quindi accetto tutto, affinché ogni esperienza positiva o negativa possa insegnarmi lezioni dalla quale posso sempre apprendere di più. Mi adeguo ad accettare ogni cambiamento, ogni mio distacco, ogni mia evoluzione, crea una nuova opportunità o possibilità, facendola diventare punto di forza e non debolezza. Voglio continuare a condurre una vita onesta e sincera, e a volte fin troppo sincera. Per questo il mio carisma può non essere sempre apprezzato da tutti, ne sono consapevole. Se provi, anche solo per un attimo, a chiudere gli occhi e vedere ogni singola sofferenza che ti sia presentata nella tua vita e di come sei riuscita con resilienza ad affrontarla, vedresti la forza che ti ha portato ad essere la persona che sei oggi. Quindi il tuo ringraziare oggi non è per nulla scontato e credo che tu stia seguendo ciò che ti senti chiamata a fare su questa terra. Una missione terrena speciale che dà la luce ed è chiamata vita.